non gioco più. Ma non ti conosco con i gemelli. No, vai, gemelli. Io sono Eki Shionitsu, ho 22 anni, molto piacere. Sigla. Non è tu che costa. Non è tu che costa. Soprattutto qua, il tabacco costa di più. Direi dire che GTO ha due intro. Io ho scelto questa, che è la seconda, che mi piace di meno dal punto di vista musicale. L'altra la preferisco. Poi mi piace di più perché sono belle immagini, tra cui c'è il German Suplex che fa lui al direttore. E ho un pochettino racconto un po' qual è tutta la sua storia in qualche immagine. Introduce qualche personaggio. No, sì, la storia a modo ciclista, lui che è comunque. Sì, sono immagini random. Sì, ma tu. Lui che vuole qua, che guarda le donnine, non vedi che guarda le donnine? Guarda le donnine. Oh, poi lui c'è. C'è Foyuski che viene tipo rapita, più o meno. Sto. E lui che cosa fa? La va a salvare! Perché se la va a salvare? Perché lui la vuole calare. Beh. Visto il malfattore. Giusto, yeah. Giusto è Foyuski. E ovviamente il nostro eroe. È picchia tutti? Tutti, picchia tutti. Oh, il German Suplex, ragazzi. La scarpetta. Poi si capisce perché questo è tutto un sogno, alla fine. Mette la scarpetta e poi lui si sveglia nella sua, diciamo, appartamento che ha. Ma la bandiera di UK. Bellissimo. L'hanno rubato il professore di inglese. Molto bene, come avete capito dall'introduzione, parleremo oggi di GTO. Negli episodi precedenti abbiamo utilizzato dei oggetti che in qualche modo rappresentino questo anime. Io, quando ragazzino, avevo comprato un paio di manga, però sono a casa di mia madre, quindi inaccessibili per il momento. Però ho fatto due cose. Mi sono messo una maglietta nerd, perché in GTO qualcuno ha sempre, in ogni caso, una maglietta più o meno nerd. I love that, in questo caso. Sono più nerd io. Sì, ma la sua è vista larga. E poi, diciamo, in qualche parte interpreterò alcune delle, diciamo, delle catchphrases di Onizuka. Questo, infatti, ha giustificato l'apertura. Con la sigaretta in bocca, perché lui è sempre fumatore. Ma iniziamo con la nostra scaletta delle 5W, no? Giusto. Ovviamente, quando si parla di GTO, bisogna iniziare dalla domanda: chi? GTO narra la storia di Eki Shionitsuka, che è un ragazzo di 22 anni, che nell'anime viene descritto come uno che si è laureato in una università di primo livello, però cercando su internet dicevano che in realtà lui è un studente universitario, quindi non ho ben capito, anche perché io non ho letto tutto il manga. La sua aspirazione nella vita è quella di diventare un docente di scuola, un insegnante. Nella versione italiana lui è sempre apostrofato come professor Onizuka, perché comunque in Italia si usa dire, anche se io non sono d'accordo, perché per me i professori sono solamente quelli universitari. Quindi io utilizzo sempre il termine insegnante, che tra l'altro quello in inglese che è teacher, tra cui viene il nome GTO. Onizuka, prima di intraprendere, o comunque... Che GTO appunto sta per Great Teacher Onizuka. Onizuka, esatto. Lui, Onizuka, prima di intraprendere, diciamo, questo, diciamo, sua aspirazione di diventare un docente di scuola superiore, faceva parte dei Onibago di Shonen, un duo di mototeppisti che praticamente seminavano il panico nella zona di Shonen, che è una località a sud di Tokyo. Non è proprio Tokyo, è un po' più lontano. Tu sai che GTO in realtà è un sequel? Ah, certo, è il sequel di Shonen qualcosa che non mi ricordo. Sono due volumi che vengono, cioè due serie che vengono prima di GTO, che narrano le vicende di Onizuka quando è più giovane, in modo teppista, fino a poi concludersi, e poi anni dopo l'autore, non ricordo il nome, sì. Lo riporta alla ribalta facendo GTO totalmente sempre con lui protagonista, quindi lui è
una terza serie su di lui, forse la più bella, perché è quella più successosa. Più successosa? Beh, poi, io ovviamente non ho letto gli altri, ho letto solamente quelli di GTO, anche perché sì, è vero che è un sequel, però io ho visto quando ero ragazzino GTO e comunque cioè, non ti perdi delle cose. No, perché comunque sia dell'anime non esistono i sequel, sono solo manga per quello che io so. Sì. Usciti in alcuni racconti forse sono anche usciti in alcune raccolte, quindi sì, aveva nemmeno una serie tutto, di manga. Tutto quindi l'hanno messo là un po' all'inizio spiegando chi fosse e chi non fosse. GTO ha tanti personaggi, quindi io ne introduco qualcuno, ma sono veramente tanti. Sì, infatti tanti personaggi. Secondo me è quello che è un personaggio simpatico, che ha anche il suo perché, anche perché c'è questo, diciamo, rapporto di odio amore, è Fuyutsuki, che è una collega di Onizuka nell'istituto Seirin, che è il secondo istituto in cui lui inizia a lavorare come insegnante, e in cui, insomma, loro in qualche modo hanno questa attrazione, ma comunque non fanno mai niente, anche perché lui, comunque, una cosa che mi ricordo di dire, non ha mai ficcato, quindi... Lui vorrebbe tanto trovare la fidanzata, però poi alla fine ha dei comportamenti che non gli permettono, diciamo, la lui ha diciamo lui ha degli atti e basta, cioè ha in dei momenti tipo dice è un in altri momenti ha tipo dei discorsi tipo che neanche Confucio farebbe, cioè appunto fa discorsi sa. Vogliamo parlare degli alunni della quarta sessione del terzo anno? Beh, la classe che lo farà impazzire letteralmente, la classe d'oro. Diciamo che questa classe è tutta contro di lui, però lui a poco riesce a portarsi tutti dalla sua parte, addirittura anche la più resistente, che è Miyabi, che alla fine andrà, alla fine proprio nell'ultimo episodio, sarà dalla sua parte. Non vi dico perché. Qualora voi non avesse visto l'anime, non vi dico come finisce, anche perché diciamo il finale di Onizuka non è tra i migliori di tutti gli anime che magari... Cioè, magari ci si aspettava di più dopo comunque tante vicissitudini e avventure nel corso degli altri episodi. Diciamo che tra gli studenti che mi stanno più simpatici c'è sicuramente Rumi Kanzaki, che la riconoscete perché ha l'eterocromia, e voi dite che c***o è l'eterocromia? Andatela a cercare. Così googlate e non diventate complottari. Rumi Kanzaki, studentessa modello, si stima che abbia un quoziente intellettivo superiore ai 200. E infatti è quella che fa i danni più studiati e più difficili da risolvere a Onizuka. E soprattutto difficile poi da ricondurli a lei, perché lei è bravissima nel nascondere le prove fondamentalmente. Anche se è una piccola indagine, che comunque io dubito che lei pulisca anche le prove digitali. Se basta, le fanno le indagini, per cosa? Beh, ha preso fuoco il professore, quello che sembra tipo l'Hobbit. Ma loro non le vogliono fare indagini, perché se esatto, no quello è un altro discorso, quindi non ne fa, lei lo sa, lei è consapevole che non posso andare a fare indagini, lei fa i suoi piani, risolve il problema di Natale, che lei è tutta pulita e ha finito il suo lavoro, vicepresidente, io ho le mani pulite, non c'entro niente. Poi chi c'è come studente simpatico? Io penso che possiamo aggiungere Murai, sì, che è il mammone. Esatto. Perché Murai? Perché Murai è il figlio di una ragazza madre. Sua mamma aveva, se ricordo male, 14 anni quando ha avuto Murai. E quindi quando Murai, diciamo, va a scuola, sua mamma è molto giovane. E ovviamente Onizuka ci prova con... Ciao, certo. Signora mamma! Ciao, signora mamma! Divertente che faceva lui, tipo i colloqui, scuola-famiglia, che andava a prendersi l'appuntamento, faceva l'appuntamento con i singoli genitori. E un giorno appunto c'era l'episodio abbastanza ovviamente comico, la scenetta che lui si portava a cena, fosse a cena, la madre di Murai. E Murai ovviamente non ha visto più, perché ah no, non deve mettere mani su mia madre! Che si sa ovviamente, la madre non si tocca. Dai, mamma, un applauso alla mamma di Murai ci vuole. La mamma di Murai. Cioè, chi non l'ha fatta a scuola l'applauso alla mamma di qualcuno? Beh! Un altro, diciamo, studente di cui volevo parlare è... Il super nerd. Esatto, è quello che ha ispirato a me a mettermi questa maglietta. Che è Yoshikawa. Un studente, è molto sensibile, un ragazzo normalissimo, che viene bullizzato inizialmente da delle ragazze. Poi Onizuka in qualche modo risolve la situazione. Infatti Yoshikawa è uno dei primi a passare dal suo lato. E poi verso la fine
una di queste ragazze che lo bullizzava, in qualche modo si scopre che lei ha un amore latente per lui. Cioè, ovviamente era questo il problema. E secondo me c'era era abbastanza amore represso. No, era tipo amore tipo latente, tipo ho avuto un po' di difficoltà di rispondere alla domanda cosa. Già alcune cose già le abbiamo dette, perché chi e cosa vanno in questo caso di pari passo. GTO, come aveva anticipato lei, sta per Gritichi no Nizuka. E lui, quello che lui vuole fare nella vita, è vuole essere un semplice insegnante per tutta la vita. Perché? Anche se tutti ripeteranno che non può essere un insegnante uno come lui. Signora direttrice, non potrò mai approvare la decisione di aver assunto quell'uomo come insegnante della nostra scuola. Le consiglio di riconsiderare subito la sua assunzione. Sì, perché lui è un insegnante molto che ha uno stile molto discutibile. Dai, diciamo che è abbastanza stravagante. In più di un'occasione picchia i suoi studenti al di fuori dell'ambiente scolastico. Avete sentito come buona l'acqua dello stagno del parco di Inogashira? In altra occasione salvo la vita. Il cervello è un modo doloroso di suicidarsi. Cioè per motivi educativi però. Sì, dobbiamo specificare questo. Sì, fin quando picchia ancora. Per motivi educativi. Quando le spoglia un po' meno. Ma lui non le spoglia mai, e sono loro che fanno i trabocchietti per incastrarlo. Questo tra l'altro completa la mia domanda. Lui cambia due istituti nell'anime e gliele fanno di tutti i colori, tra cui, come dicevo, incastrarli in situazioni comunque poco appropriate. Ricordiamo la storia di quando a lui gli avevano messo nella tasca del cappotto i soldi della gira e lui si è speso... Ma non li mettono proprio a lui. Sì, a lui. A lui, nella tasca del suo giubbotto. La tasca, l'avevo messa in tasca. E le spende in con delle ragazze comunque molto giovani. Ah, mi ricordo che le aveva tipo, gli avevamo fatti trovare il giubbotto. Lui si è speso lo stesso, le avevamo messo in tasca. Adesso passiamo a perché? Perché lui vuole diventare un insegnante? Il motivo per cui lui vuole diventare insegnante, io ho cercato un po' su internet se ci fossero dei motivi profondi, io utilizzo semplicemente quello che lui dice nell'anime. Perché lui vuole avere una moglie di 18 anni anche se ha 40 anni. Sposare una 18enne all'età di 40 anni? Ah. Oh, quando avrà 40 anni? Quando avrà? Quindi... Se ricordo bene, quando io avrò 40 anni, mia moglie avrà 18 anni. Sì, esatto, questa cosa l'aveva detto. Lui lo fa perché vuole diventare il migliore insegnante, vuole trasmettere qualcosa ai suoi studenti e vuole farli divertire a scuola. E questa cosa si può dire spesso, perché... Cioè, deve essere un posto per divertirsi, comunque... perché lui si diverte fondamentalmente. Non lavora. Si diverte tantissimo a fare l'insegnante. Sì, sì, ma a differenza magari... Agganciamoci per esempio a, come si chiama, ad Hunter Hunter. Leorio dice che lui vuole diventare Hunter per fare soldi, ma in realtà c'è un motivo profondo. Sì, e poi quello alla fine si scopre dopo. Onizuka qua, non l'ha trovato un motivo profondo. Lui non l'ha mai spiegato. Un motivo profondo, cioè, la figa è un motivo profondo. Non quella delle tue studentesse. Adesso, a differenza degli altri anime di cui abbiamo parlato in precedenza, GTO risponde perfettamente alle domande dove e quando. Iniziamo con dove. È ambientato a Tokyo, quindi siamo sulla Terra, siamo in Giappone, siamo a Tokyo e siamo in un quartiere ben preciso, il quartiere di Kichijoji, in cui si svolge tutta, diciamo, la vicenda. L'unica cosa che a me mi ha sempre turbato di GTO... Toyo. Perché? Perché Tokyo è gigantesca, ma si incontrano sempre nello stesso punto. Tutti quanti. Io non ho mai capito, ragazzi, come è possibile che GTO per sbaglio, per strada, si incontrano. Cioè, anche se il quartiere magari abbia... Ma quanto solo quel quartiere? Esatto, ma sono solo gli stessi locali. Cioè, infatti, solo quei punti. Cioè, sembra tipo un paesotto. In realtà, Tokyo è una città grandissima. Io ho cercato di capire questo quartiere di Kichijoji quante persone hanno, non ho trovato un'informazione dettagliata. Mettiamo caso che abbia 500.000 di abitanti questo quartiere, ma voi incontrate sempre le stesse persone nei stessi punti? Ovviamente lasciate perdere il macellaio che sembra là. Perché questa carne costa così tanto? Volevo una risposta. Ma io che cazzo ne so, scusa. No, sto incontrando del vostro insegnante.
Beh, ma magari giusto, giusto, c'è solo un ristorante, un pub, e allora tu. Ma che stai dicendo? I leggi e dici, vabbè, andiamo là, andiamo ma là. Ma quando mai? Io non lo so perché non posso parlare, a Tokyo non ci sono mai andata, però penso che sia abbastanza impossibile. Ha toccato un nervo scoperto, perché loro sanno benissimo, io sarei dovuto andare a Tokyo per lavoro, a marzo. Inutile che non... che vi dica che non marzo 2020 fate voi cosa accade, guardatevi il video del coronavirus. Quindi è ambientato in Giappone, ma quando è ambientato? È ambientato nel 97, in un periodo di profonda crisi economica in Giappone, che tra l'altro viene pure detto nell'anime. Infatti quando mi sono visto l'anime loro dicevano sempre questa crisi, ho detto ma sta crisi in Giappone c'è mai stata? In quell'anno? Sì. La risposta è sì. E c'è un nome ben preciso. Questa crisi economica è iniziata nel 91 e definita più o meno nel 2001 e si chiama il decennio perduto. È una crisi economica che è scoppiata alla fine degli anni 80, è scoppiata una bolla economica data da una speculazione immobiliare e poi tutto il sistema finanziario è crollato. Io ovviamente di economia non capisco niente. Però secondo me è più o meno quello che è successo nel 2000, tra il 2007 e il 2013, quando ci fu un periodo di recessione qualche anno fa, ci fu l'esplosione della bolla immobiliare in America e poi si è ripercorsa su tutto il mondo, tra cui qui in Europa. Come sempre io ho delle curiosità. Ne ho presa una che tutti sanno e due che sono più o meno delle mie opinioni. Ok. Perché io devo parlare dell'anime, della mia opinione. Ma io vi consiglio di, se voi siete interessati ad approfondire le curiosità di Onizuka, andate a cercare su YouTube perché ne troverete tantissimi. Questo è un po' complicato, bisogna del supporto visivo. Allora, Onizuka significa... Oni significa demone in giapponese. Onizuka significa letteralmente tumulto del demone. O esplosione, ma alcuni dicono tumulto, alcuni dicono esplosione. Esplosione. Non ha importanza. Tutto del demo. Quando io ho aperto l'episodio ho detto molto piacere. Questo molto piacere, ora io non sono un esperto di lingua giapponese, ma i ideogrammi kanji, che sono uno dei tre, diciamo, metodi di scrittura giapponese, con gli stessi kanji tu puoi formare una frase che significa morte dolorosa nella rugiada notturna. Se c'è qualcuno che ci ascolta, che ha studiato giapponese e vuole approfondire, noi con molto piacere organizziamo una chiamata Skype. Con molto piacere. Comunque appunto Oni sono dei demoni della cultura giapponese rappresentati sotto forma più che altro di orchi, mi sembra. Sì. Anche credo che sti Oni vengono menzionati in Inuyasha. In Inuyasha. Sì. La cultura è sempre quella. Ovvio, sì. Una mia opinione che ho su GTO è che, a differenza dei molti anime, manga, eccetera, 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 che il Giappone ci ha abituato, è molto, diciamo, conservatore, direi. Perché, per esempio, sì, Onizuka magari ha delle uscite magari estremamente da pervertito, però tutti i personaggi che stanno intorno non vanno altro che dire se è un maniaco, se è un pervertito, come fai a pensare a queste cose, come fai a pensare al sesso, come fai a pensare a quello. Che insomma, se tu ci fai caso, molti anime giapponesi in realtà, cioè, sono più libertini su queste cose. Vedi Hunter x Hunter. C'era quello che è pedofilo, ma nessuno gli ha detto che è un depravato. Sì, ma allora, ti dirò, siamo in un contesto però diverso, perché qua è ambientato nella realtà e qua si cerca anche di denunciare quello che accadeva all'interno delle scuole giapponesi, sì, che sì. Sono cose reali. Poi sì. Ovviamente chi si vedrà, chi ha visto l'anime, sa che poi ci sono varie tematiche anche abbastanza pesantucce da affrontare, e sono cose reali. Poi ovviamente la cultura giapponese ha determinati tabù, come l'abbiamo anche tipo in Italia. Sicuramente. Ovviamente in un contesto che dovrebbe essere ambientato nella realtà, fanno trasparire come appunto un professore, come possa essere una persona così un professore, quindi magari può dare un po' scalpore. Infatti a persone più chiuse mentalmente, come il vice direttore, qui Onizuka, Yuichi Yamada,
Quindi ne combina non so quante. Lui non farà altro che odiarlo sempre, chiamarlo sempre demono, demonio! Ah, tu mi hai distrutto questo! Proprio perché non riesce a accettarlo, perché è troppo stravagante, troppo diverso rispetto alla figura, cioè, stereotipata dell'insegnante. Esatto, questo. Esatto. Io, per esempio, io ho sempre considerato il personaggio di Fuyutsuki Azusa, secondo me, un po' troppo da... Lei è monaca del 1800. Sì, questo è, infatti si oppone alla figura di Onizuka come professore, perché lei rappresenta la troppo indegerima, esatto, lo stereotipo indegerima. Della professoressa per eccellenza, diciamo, mentre Onizuka è proprio il professore stravagante, cioè il professore che nessuno si aspetterebbe mai di trovare fondamentalmente. L'ultima curiosità, voi sapete che è l'unico personaggio, grazie, questa è mia. Voi sapete che è l'unico personaggio che ha picchiato il vice direttore? L'unico personaggio? Che ha picchiato il vice direttore Yuji Hamada? Onizuka. Con il German Suplex. Bravissimo! Allora, l'hai visto pure tu! No, sì, stavo ricordando, mi ricordo se mi avesse dato un cazzotto prima. No. Perché mi ricordo che c'era prima lo scontro verbale e poi lui... Ma lo scontro verbale non era neanche contro Onizuka. No. Ah, poi direi... Sì, però poi Onizuka si mette a discuterne. Cioè... Ma dalla parte dei ragazzi, inserisce Onizuka, ovviamente. E poi gli fa tipo Chris Benoit. Wow, spawn! Bene, ragazzi, ho terminato. L'ho fatto così semplice e breve perché secondo me, a differenza di Pokémon e Dragon Ball, secondo me GTO, così come Hunter x Hunter, non è stato molto seguito dalla massa. È un po' ristretto, quindi voglio allargare il numero di nuovi, diciamo, fan per GTO, così io vi ho dato, diciamo, la punta di un iceberg bellissimo, anche se il finale è un po', diciamo, tristino. Non è fatto male, ha il suo perché, non vi dice. Per me sì, io sono sempre rimasto male. Ma certo ci rimane male, chiaramente. Vabbè. Io voglio dire una cosa, prima di iniziare con il quiz. La volta scorsa, lui, se non avete visto il video su Dragon Ball, vi invito a guardarlo, io e lei gli abbiamo preparato delle domande molto, molto, molto difficili, con cattiveria. Quando noi abbiamo staccato, lui ha minacciato vendetta, quindi io mi aspetto di tutto. No, sono stato bravo. Beh, poi alcune domande già le sai, perché sono cose che hai detto, purtroppo. Noi già ce l'aspettavamo, perché comunque, essendo anche meno vasto come anime in generale... Sì, ha 43 episodi, quindi... In ogni caso... Ma anche perché il problema è che non ha un filone di storyline basato su saghe o ben divisibile. Ci sono piccoli attacchi, scherzi, qualche puntata divisa in due o tre parti... Diciamo che io la divido così... È una mia suddivisione, cioè la parte di cercare il lavoro, sì. La parte che lui si deve integrare con gli alunni della quarta sezione e terzo anno, la parte in cui lui vuole fare diventare Tontaku una star, un idol. E ci riesce. Il rafano è buono, il rafano è giocoso, se è un rafano che vuoi ascolta me, quello di Gunma è il rafano per te. Quello di Gunma è grosso e duro. È la parte della giga. Ma questa fa tutte e due fanno sempre parte del fatto che lui vuole conquistare la classe. Sì, sono sì. Delle sottoserie, delle sottocicli. Sicuramente. Cioè, sottocicli. Non c'è un problema in sé della saga. Cioè più che altro sono, secondo me, da considerare come poi avventure singole riguardante poi la sua vita da insegnante. Ma vabbè, c'è un filo conduttore che segue. Sì, è un po' come Rossana, cioè un po' su... Beh, una storia più piatta in un certo senso. Di sicuro non è come i Simpson. Vabbè, Rossana, no, i Simpson, cioè tu puoi guardarti qualunque episodio e non ti sei perso niente. Ci manca. Però voglio dire, è abbastanza piatto come trama, come lo è Rossana... Come lo poteva essere altre serie, piuttosto che un Dragon Ball che c'era sempre azione. Su Rossana Nia, comunque sono d'accordo. Poi ne parleremo forse di Rossana in un episodio. Iniziamo col quiz. Gli hai messo il carbone? Sì, ora glielo stiamo mettendo. Aspetta, gli metto il carbone. Fai le chiappe. Allora, mentre lui si prepara, io ricordo che ho due aiuti. Non ne hai aiuti. No, io ho il 50%. Non questa volta. E questa volta avrai il 25% e un mezzo aiuto.
da noi. In mezzo ai... In cui noi diremo mezza frase. Ripeti, 50%. Senti, va bene, la risposta. Ma io te l'ho dato il 50%. Dico il 25%. Il 50%, ragazzi, è l'aiuto loro. Allora, inizio con una facile facile. Mi riscaldo. Fammi dire ovviamente le risposte. La. La accendiamo? No! Potresti aver indovinato. Non lo so, intanto. Come si chiamava il duo composto da Onizuka e il suo migliore amico? Questa la sai perché lei... Il ribacco di Shoy, non sapendo se tu l'hai stiletta, abbiamo messo anche come curiosità. A. Shona. B. Obita. C. Onibaku. D. Seirin. Ok, Seirin sembra tipo la scuola detta male, perché la scuola è Seirin. Ma hai scritto male, I Obi-Wan sembra preso da Star Wars. Non era Obi-Wan, era Obitaku. Ma io nella mia testa ho registrato Obi-Wan. Comunque, Onibaku di Shona. Io di Baku è giusta, ovviamente. Quando fu trasmessa in Italia la versione estesa e non censurata? Domanda da 3 punti. Questo è difficile. Gennaio 2003, maggio 2005, febbraio 2008, marzo 2007. Non lo so. Oh, non la so. Un aiuto? Io no, pensavo, noi l'abbiamo messa da 3 punti perché pensavamo fosse una curiosità di cui tu avresti parlato e l'hai accennato più o meno. Io mi ricordo che... Allora, io mi ricordo che... Forse ricordo male, mi ricordo che la versione di MTV è del 2013. Del 2003. Però la domanda non dice questa, la domanda dice quando è andata in onda la versione estesa e non censurata. Bisogna vedere se MTV mandava quelle estese e non censurate. Tu devi ricordarti anche questo. Io mi ricordo. Ti ricordi la messa in onda, non ti ricordi. Io mi ricordo questo qua, quindi dico gennaio 2003. La A, la accendiamo con la A. Accendiamo. Sì. Tadami. Gennaio 2003, come dici tu, andava su MTV nella fascia Anime Night, credo, o Night Anime, sì, non mi ricordo. Mm-hmm. E andava in versione censurata sia di doppiaggio che di scene, perché i personaggi non avevano 14 anni ma 18. 18. Non erano studenti delle medie, ma studenti delle superiori. Sì, e l'hanno... Per evitare il fatto della pedofilia in molte scene. Sì, l'hanno cambiato, se l'avevo letto anch'io. E molte cose sono state anche censurate e tagliate. Poi nel 2000... Questo noi avevamo confusione neanche nel capire quanti anni avessero, esatto. Perché in una versione... hanno 13 anni, 14 anni, una versione ne hanno già fatti maggiorenni. Nel 2007 mi pare che lo rimandarono in replica su un altro canale, sempre censurato. Poi nel 2008, nel febbraio, arrivò la versione finale, quella che abbiamo visto anche noi, non censurata e con le età corrette, cioè con doppiaggio corretto. Io ho sempre visto la versione questa qua non censurata. Io non credo che abbiano cambiato studio di doppiaggio. Ah. Io non ho fatto molte idee, ma io credo che non abbiano cambiato, perché comunque sia su molti siti mi danno sempre gli stessi doppiatori. Quindi credo che abbiano fatto loro una versione estesa, una versione censurata, l'hanno data, per un po' è andata quella censurata e poi finalmente l'hanno tolta. Ok, vabbè, immaginavo che l'avrei sbagliato. Vabbè, andiamo da 5 punti. Il nome Noboru significa letteralmente A. allungarsi, B. arrampicarsi, C. mostrarsi, D. pararsi. L'avevo letto stamattina. Oh! Allora, quando tu cerchi queste traduzioni, magari puoi cercare, per chi pensa che ho trovato un sinonimo. Probabilmente. E se non ricordo male, io ho trovato un sinonimo di mostrarsi. Ragazzi, che facciamo? Dimmi tu, che facciamo? E poi me le devi dire. La vuoi accendere? La vuoi accendere? È la tua risposta definitiva? Per te è mostrarsi. Sì. Sì, la accendiamo? Sì. Ta ta ta, nye. Cosa non è mostrarsi? No? È arrampicarsi o... Salire. Da, infatti per questo ho detto
se hai in mente il sinonimo ci stava perché erano entrambi era arrampicarsi e salire. Adesso io vorrei farti prendere qualche punto. Sto andando malissimo, ragazzi. Quindi ne faccio una. Ancora no, perché ci sono un sacco di domande semplici in realtà. Lui le sa le altre. Andiamo con 3 punti. Che marca di sigarette fuma o mitica? A. Gold Six. B. Wild Eight. C. Mild Seven. D. Seven Stars. Mild Seven. La accendiamo, la ci sei così precipitoso con tutti questi errori. Ne sono sicuro a 1000 per 1000. E questa volta ce la facevo prendere qualche ma questa la sapevo. L'ho messa da 3 solo perché. No, sai com'è? Sai come cosa? Ma cosa? Non me lo ricordavo. Questa qua. Tra l'altro la volevo mettere tra le curiosità, ho detto no, ma questa lo dicono tutti, quindi lascio perdere. Vi ho fatta 3 punti, ma potresti saperlo. Non lo so. Io ci ho fatto caso a sta cosa. Onizuka indossa spesso una maglia di una famosa band. Quale? A. Beatles. B. Metallica. C. Rolling Stones. D. Guns N' Roses. Allora, io mi ricordo che il nome di Eikichi Onizuka o Eikichi è stato preso da il nome di una band rock giapponese. Di un componente di una band rock giapponese. Mi puoi ripetere di nuovo i nomi? Perché secondo me deve essere il nome di una band rock. Io no. Io non la so. Allora, ti posso dire subito che sono tutte rock. Metallica, diciamo non è Metallica rock. Metallica è rock. Metal. Quindi A, Beatles. Non ne ho idea di quanti punti era. Metallica. C, Rolling Stones, D, Guns N' Roses. Questa è la parte di veramente malata perché avevo visto. Ah, il mio problema è il seguente, è che io l'unico logo che non ricordo è quello dei Guns N' Roses. Perché se avessi visto il logo dei Metallica come sei ricordato? Se avessi visto il logo dei Beatles come sei ricordato? Se avessi visto il logo dei Rolling Stones? Io pensavo lo sapessi questo. La lingua? Cioè, per questo ho fatto 3 punti. Pure la lingua l'ho vista. La lingua uscita di fuori, è possibile che l'ho vista su G? Ma... sai che vi dico? Secondo me io la lingua uscita di fuori me la ricordo. Quella dei Beatles. The Rolling Stones. The Rolling Stones, sei sicura da come la lingua di fuori è The Rolling Stones. Tu devi esserne sicuro. Devi capire che ci sono qua 4. Allora, secondo me è Metallica, io dico Metallica. Il Rolling Stones. Ok, Metallica. Perché mi ricordo io questo flash dei Rolling Stones. La accendiamo? Sì. Sei sicuro? No, batti così. Ed è giusto. Comunque sì, allora, per essere più, diciamo, puntigliosi, allora, Beatles fondamentalmente sono sempre rappresentati con le strisce pedonali. Beh, ovvio. Poi Metallica dipende dall'album, solitamente o c'è il cimitero con tutte le crocine o solamente la scritta Metallica. Io mi ricordo la scritta Metallica con la M la grande. Sì, anche quello. Io quello dico infatti, per il logo. Rolling Stones famosissima è la lingua di fuori, infatti in molti episodi, in alcuni episodi si vede lui indossare la maglietta con la lingua di fuori. Io non l'avevo collegato sta E Guns N' Roses solitamente vengono rappresentati magari con le pistole incrociate e le rose. Sì. Io pensavo li sapessi perché appunto gruppi rock ho dato per scontato che conoscessi tutti i loghi, magari ti poteva confondere. No, quelli di Guns N' Roses, anche perché ogni volta che penso Guns N' Roses io penso a Vince Guns che è una marca di birra. Ah, ok, quindi no. Però se l'è cavata, se li è presi questi 3 punti. Ma non essere cattivo, non essere dispiaciuto. Cinque punti. Oh, mi sei aperto, come diceva Jerry Scott, il cassetto della memoria. 5 punti. Quanti punti hai detto? 5. Però è molto facile. Quale gioco per PlayStation si vede nell'episodio 7? A. Monkey Island. B. Ape Escape. C. Tombi. D. Tomb Raider. Allora, io ho deciso fra due. Ma quella che tu non hai citato, cioè una delle mie decisioni tu non l'hai citata, quindi me ne resta una di cui sono certo. Allora, facciamo una premessa. Monkey Island è impossibile
perché io ci ho giocato e non mi ricordo mai una versione per PlayStation. Io mi ricordo sempre al computer, è un gioco punta e clicca. Io ci giocai da bambino, giocavo a Monkey Island 3. Ma ci può essere che non ci sia, ma io sono, insomma, non sono di primo pelo, quindi io mi ricordo quello col PC, giocavo su MS-DOS, quel Monkey Island. Però ricordati che siamo nel 97, quindi. E non è Monkey Island. Tombi non so manco che io l'ho sentito citare, ma non so cosa sia. Classico gioco da PlayStation. Bellissimo, Tombi. Per me è un classico gioco da PlayStation e Final Fantasy 8. PlayStation. Fantasy 8, ragazzi, bellissimo. Io ci giocavo pure, l'ho ripreso a giocarci quando ho fatto il mio primo anno, quando i professori spiegavano roba io lo sapevo, mi dovevo giocare a Final Fantasy 8. Quindi la risposta è Escapes, che tra l'altro io ci giocavo da bambino. Tu ci giocavi a Escapes? Certo ci giocavo. Certo ci giocavo. E come si chiamava il protagonista? Non mi ricordo. Sono passati 20 anni, ma io ci giocavo ai Escape. Comunque è giusto. Ovvio che è giusto. Niente. Professore, da domani comincerai a fare la visita alle famiglie degli alunni, vero? Visita alle famiglie. Parlando su Escape. Io ci giocavo. Ah? Io ci giocavo. Ah, perché dici a me che non ci giocavo? Perché non ci ho mai giocato a casa tua. No, non puoi dire che non giocavo. Io ci giocavo. Ma io mi avevo tutti i miei giochi. E io non ce l'avevo. Ma io ci giocavo. È nata una. Vabbè, dai. Quale di queste affermazioni è falsa? Anche voi siete passati al lato oscuro della forza facendo le domande di cultura generale? Scusate ragazzi, mi devo concentrare qua come la signora quella che truffava su da, come si chiama, da Mike. Buongiorno. Mi scusi, vuoi andare a vedere che cosa sta facendo? Non è mica che ha qualche libretto, qualche cosa? Cos'è che ha nascosto? Allora, il nome di Onizuka è ispirato ai Kijiwa. B. La serie live action ha avuto un successo maggiore rispetto ad anime e manga. C. Il nome Urumi significa divinità. D. Esistono due versioni differenti del doppiaggio italiano. Ovviamente la A e la D sono vere. Okay. Sono verissimi. Tanto l'avete detto voi di sì. Quindi sì. La A è il nome di Onizuka, che è ispirato, l'abbiamo detto, a quella roba. Sì, esatto. Ora Urumi, io mi ricordo che Urumi divinità splendente, avete detto? Sì, significa divinità. Urumi significa divinità. E la serie live action ha avuto il successo maggiore di anime. La risposta sbagliata è la risposta è giusta, quindi l'affermazione falsa è la B. Che la live action ha avuto più successo del mondo. Accendiamo? Sì. Ed è sbagliata! Il nome Urumi significa divinità. No, è Kanzai che significa divinità. Divinità, splendente Urumi. Ah, ragazzi, mi ricordavo sta... Beh, questa non è stata... Beh, non sono stata io stronza che l'ho fatta apposta così. E mi dispiace tantissimo. Hai visto? Mi ha funzionato questo. Mi dispiace tantissimo. Non mi sembra. Mi deve indicare. Non mi sembra che rispondevi. Te ne faccio una facile. Quale di queste affermazioni è vera? E da un punto. Onizuka è l'unico a distruggere la cresta. Tontaku ha una quinta coppa D. Uehara si innamora di Noboru. Nessun personaggio soffre di... Nessun personaggio ha l'eterocromia. Ma che l'eterocromia soffre di... Anche questa no, la sa perché. Non è una malattia. È un fenotipo. Esatto, infatti non capisco perché ha ricopiato come soffre la patologia. Comunque la so qual è la risposta sbagliata prima... Cioè, risposta sbagliata... Scusami, la domanda è... Quale di queste cose è falsa? Quale di queste informazioni è vera? Ah, solo una è vera. Quindi solo una è... Allora, la A è detto... Onizuka è solo l'unico... L'unico distrugge la macchina di crescita. Ed è falsa perché anche Fuyu si distrugge. C. Tontaku ha una quinta coppa D. Può essere, vai avanti. C. Uehara si innamora di Noboru. O è vera. Nessun personaggio soffre di... E A la... E
è troppo mia. È la D. Ah, è l'unica, scusami, l'unica. Vera? Sì. Sì. Vera. Sì. Una... Allora è quella di Tontano. Quella di Tontano, accendiamo? Sì. Perché? Ma sei un cretino. Ma sì, l'hai detto tu, ma sei vera. Hai detto, Guevara si innamora di cosa? Sì, è giusto. Per me è Tontano. Oh ragazzi, mi sono confuso, mi è vero, è falso, è vero, è falso, mi sono confuso. Ma cioè, era vera, una sola era vera. Mi sono confuso. E io ho capito, devo trovare quella falsa. Errore, mi dispiace. E ho sbagliato. Dobbiamo fare un supporto informatico così le domande poi, possiamo leggere. In realtà è fatto... Perché tu mi hai dato la risposta e hai detto, ah, questa è vera, quella è falsa, quella è falsa, quella è vera, questa non lo so. Ok, io tontano. Perché ho capito, devo trovare quella falsa. Ma se tu ci hai detto che due sono false, basta, vai. E una è vera. Meno male che era di un punto. Essere cioè, vera. Meno male che era di un punto. Basta. Allora. Bene, devo poter leggere. Dobbiamo fare in modo di leggere queste domande. Secondo me dobbiamo proiettare sul televisore. Secondo me dobbiamo proiettare proprio. Se noi proiettassimo sul televisore sarebbe micidiale. Allora, possiamo fare questa. Facciamo un screencast. E le proiettiamo sul televisore. Ma cosa del punto? Beh, da tre... Ah, questa la sai da tre punti, quindi credo che tu... Che età ha la madre di Murai? A. 25 B. 26 C. 27 D. 28 Fatemi pensare. Prima chi... Perché mi ricordo che lei ha avuto Murai... Giovane. Perché io mi ricordo dell'anime che lei diceva 26 anni. Dell'anime, io mi ricordo che lei diceva 26 anni. Però se fai 26 meno 14 meno 12 anni, mi pare che sia un figlio di 12 anni. Però mi ricordo che sta... anche a 10 anni possiamo stare. Sì, lo so, ragazzi. Oh, so, io mi, perché mi ricordo che quando noi l'abbiamo rivisto, io dicevo, ah, questa avrà 28-30 anni. E poi mi ricordo sto coso di 26 anni, che magari potrebbe essere sbagliato. Perché voi ovviamente avete messo tutte le domande lì con lì, cioè tutte le risposte lì con lì. Lo so, hai detto 90 anni, 12 anni, così tu dici no, quelle no. Ricordo che hai più aiuti, no? No, perché quando ci vedo 50 voi mi lasciate 26 e 28 perché siete strozzi. Che lo so. No, voi mi lasciate 26 e 28. E ti vuoi tenere un aiuto come 50 e 50? Domande dai 5 punti, sei sicuro? Questa è da 5 punti. Questa è da 3 in realtà. Sono rimasto. Allora, se io devo andare con la ragione, dovrei dire 28 anni. La accendiamo? No! No! Sto rimasto. Ancora sto andando con la ragione. Cioè, sta mettendo. Se devo andare, col cassettino della memoria, dovrei dire 26 anni. 2 hours later. Mi butto? No! Ma andiamo con la ragione? Vai con la ragione. O andiamo col cuore? Vai col cuore. Andiamo con la ragione. E decidilo, che cazzo. Andiamo con la ragione. Vai. Perché Murai lui ha 14 anni. Murai. Giusto? Vabbè. Non lo so, non si sa se hanno 14 anni. 28 anni. È sbagliato, lo so. Accendiamo? Sì. Ed è sbagliato, 27. Quindi avresti sbagliato anche nel cassetto della ragione. Se tu ci rifletti bene, in realtà Murai va in terza media, quindi dovrebbe averne 13-14. Ma che sua terza media in Giappone, dico me, ah, quando ce l'andava in primo periodo? Infatti, lui va in terza media, quindi ne ha 13-14. Sua madre l'ha avuto a 14 anni, 13-14 va a 27. Hai fatto 14-14, non so il motivo, invece 14-13. Perché mi ricordavo che Murai avesse 13-14 anni? Vabbè, in ogni caso è una domanda stronza perché comunque sì, pensavo... potevo mettere 18, 27, no, 30. Stavo facile. Ora ne faccio una difficile. Questa l'ho inventata io. Questa? Questa. Sì, questa di allora, io posso l'aiuto. Adesso sto facendo una difficile. Qual è il colore del pigiama della professoressa Fuyutsuki mostrato nell'episodio 12? Ma chi si ricorda l'episodio? L'ha fatto rita lui, ma chi se lo ricorda? La faccio ricordare io. E quando lo studiamo a casa sua? No, è il pigiama che lei indossa mentre l'altro professore la spia. Okay. Avevo intenzione che comunque sia di spiegarlo così. Oh, Gesù. A. Azzurro con fiori. B. Rosa e rosso. C. Rosa con fiori.
di azzurro e giallo. Oh ragazzi, l'unico pigiama che mi ricordo è quello giallo di Akane. No, è sempre quello che mi ricordo. Me lo date il vostro aiuto per favore? No, no, sto annaspando. Ragazzi, sto annaspando. Sono pronto a darti il mio aiuto. Secondo me. Ma come secondo te? Tu non sai la risposta. Non c'è un secondo te. Cioè, non c'è una tua opinione, l'hai fatta tu la domanda, qual è l'opinione? Vabbè, allora diciamo così. Non c'è giallo in quel pigiama. Ma non mi ricordo cosa hai detto poco fa. Le domande sono: A, azzurro con fiori. B, rosa e rosso. C, rosa con fiori. D, azzurro e giallo. Ma i fiori di colore erano? Colorati. Ma erano gialli? Perché se no lo dovevo. Come faccio a sempre? Concentrati. Concentrati. Azzurro con fiori, cioè ti parla da fantasia. Azzurro con fiori. Ma i fiori erano gialli. Poi, no, non è specificato, è la fantasia. Rosa e rosso. Rosa con fiori, qua mi parla di nuovo di fantasia. Azzurro e giallo. Solo. Azzurro e giallo. No, non è. No. A me non. È buono. Tra quelle tre. Io mi ricordo un pigiama blu. Un pigiama blu. Quindi? Blu con fiori. Azzurro. La accendiamo? No. Che vuol dire no? Ah, io finché non filmo, cioè, posso sempre ripensare. Però mi ricordo un pigiama. La devi accendere, se cioè, non accendere. Poi magari il pigiama blu sarà, potrebbe essere, che spunta quando Orizzonte fosse a casa sua. Però io mi ricordo questo pigiama blu. Quindi la accendiamo? Sì. Azzurro. La risposta definitiva? Da na na. Era rosa con fiori. Era rosa con fiori. Fiori erano azzurrini, no? Vari colori. Sì, vari. No, no. Oh. Ok, fagliene una foto. Ok, fanno tre punti per fare. Quante volte viene distrutta la cresta del vice direttore? La so, non c'è bisogno di leggere le risposte. Quando? Ah. 5. La accendiamo? Sì. E se 5 non c'entrano le risposte? Avete sbagliato la domanda. Garantito! La risposta è giusta. 4 volte la distrugge Onizuka e una volta. Di questi quanti punti era? 3 punti. Ma perché erano tutti 5, ragazzi? Ah, di 5 era un punto, l'ho fatta facile, posso dire grazie, basta. Oh, basta. Ammazzare. La notte. Ma che ne sono tipo a meno 5 per il momento? Di che segno zodiacale è Onizuka? Ma che c***o è, ragazzi? Ma vero, questo è, lei lo dice Spatti, lo dice negli episodi. Ma non lo ricordo. Beh, ma tu da già mi hai detto anche quando è nato. Ah, il, se ricordo male, il 3 agosto 75. E quindi fai 1 più 1, cioè 2 neuroni. Ma 2 neuroni in testa. Cioè, come faccio io a saperlo? E no, di 3 agosto. Vabbè, dai, no, cioè, che non vengo a fare le domande. Perché non so che segno è stupido. Cioè, se mi fai una domanda di chi sta, cioè, ho ragione, mi dissi, nasciva ad agosto del 75, diciamo, in due anni del 97. Comunque, è uno scorpione, ariete, gemelli e leone. Scegliene una. Io mi ricordo che la mia compagna di classe era nata ad agosto, era leone. Grazie. Aspetta. Rileggi sempre, se ricordo. Scorpione, ariete, gemelli e leone. Allora, scorpione e novembre. Okay. Ariete, non lo so. L'altra cos'è? Gemelli e leone. Gemelli. No, sono pure gemelli. È tutto scemo, io non commento la testa qui. No, io chiudo, me ne vado. Okay. Io non gioco più. Non ti conosco pure gemelli. No, vai, gemelli. Cioè, ma che cazzo? Tuo padre che segno è? Quando è nato? A luglio. Io sono gemelli. Quando è scivo? Giugno. Giugno, agosto. Ma ah, dai, pensavo che sono due sei. Quasi Paolo Fox. E c'è Ariel. A sapere, Ariel. Puttana di nero, Ariel. Sai che segno è? Non lo so. E chi ci stica? Scorpione in novembre. Tuo fratello. Andrea. E? No. Tu mangia sei, la scivola. Ah, se lui è cane. Tuo fratello. Ah, no, aspetta, no, tuo fratello. Ah. Ho dimenticato. No, scusate. Un momento. Perché ho confuso tuo fratello con tuo cugino preferito. È anche lui la stessa cosa. Ah, sì. Stessa identica cosa. Ah, vero, chi lo gioca dopo?
del leone. Quindi Onizuka che segno è? Perché Onizuka è il 3-8 agosto. Quindi è? Leone. Bravo! Ma mi ricordavo, io non sapevo che era leone, perché c'era il mio compagno di classe, era nata, mi pare, alla scuola media, mi sta dal tema che lei ha capito, ma mi dici, come faccio a sapere in Onizuka che segno è? Cioè, io non ho pensato fosse semplice. Cioè, io ho messo il segno di tua madre, di tuo padre, il mio, una dieta random, e tu cado dalle nubi, che è Cozzalone 2.0. Basta, basta. Ragazzi, ma io sono una pippa con i segni zodiacali. Cioè, bellissimo, c'è un altro. Cioè, io sto astendo che il mio, cioè io non lo so cosa c'è prima del mio e dopo il mio. Cioè, facciamo una facilissima. Beh, appena mi sbagli questa, giuro che mi strappo Google, la butto a terra e me ne vado. Fukunoda. Il professor Fukunoda. Guarda, la faccio facile. Sì, ho capito che Fukunoda. È soprannominato Hokuroda per quale sua caratteristica? Hokuroda. A, per la passione degli shot sportivi. B, perché è un pervertito. C, per via del neo. D, per la materia insegnata. Okuroda. Io non so chi può dire Oku in giapponese, ragazzi. Cioè, sì, ma loro lo spiegano spesso. Negli episodi pure lo spiegano quando lo presentano. Io penso che sia per il neo, ragazzi. La accendiamo? No. Quanti punti è? Uno. Sì. Non c'è quella su cosa? Su tentacolo. No, la situazione è qua, ragazzi, è degenerato in maniera... Una cosa, perché devo fare un attimo controllo. Fagli questo per fuori, che se la sbaglia questo, vabbè, mi butto a terra stavolta. Allora, questo è troppo semplice, non posso sostituire con quello di... No, è troppo mangiare. Oh. Il favore, mi fa tenere. Quindi a me è rimasto meno di 50. Ok. Sì. Che età ha la professoressa Fuyutsuki? A, 21 anni. B, 22. C, 23. D, 24. Ma io non lo so, io penso... Ma come pensate? Ragazzi, la diretta finisce qui, nella fase esattamente 0 punti. 0 punti. Fammici ragionare! Prego, gli toglierò 50 punti a prescindere. Ma secondo me... Vabbè, allora, ma secondo me, un punto per la simpatia me lo puoi dare? Sì. Ma secondo me è diciamo, coetanea di Onizuka. Quindi? La accendiamo? Penso di sì. Bravo. Ma come si felici quando le indovini? Ora partiamo a quella di tipo, questa l'ho partorita. Lei, ma l'ho partorita poi io. Cioè lei ha messo un patto congiunto. Lei ha fatto nascere, io l'ho tenuto in incubazione. Esatto, cioè io gli ho dato l'idea. Quando tu stavi al bagno? Io ho dato l'idea e poi lui ha partorito. 5 punti. Quale grande doppiatrice ha prestato la sua voce per il personaggio di Fuyutsuki? Nel frattempo sta diluviando. Esatto. Va bene, raga, parlo di A, Rita Salvagnoli. B, Domitilla D'Amico. C, Selvaggia Quattrini. D, Rossella Acerbo. Prima che tu dica qualsiasi cosa su questi nomi, sono tutte e quattro delle doppiatrici di GTO, oltre ovviamente a tutti i loro lavori alle spalle. Io non ne ho assolutamente idea. Mi puoi togliere due risposte? Certo, io posso. Così mi filtriamo. Certo. Due risposte. Ma se mi togli tre forse. Ti tolgo la C, Selvaggia Quattrini, che è solamente la doppiatrice di una tirocinante, quindi un episodio diciamo di passaggio. E ti tolgo la A, Rita Salvagnone. E rimane la B e la D, che è la voce della direttrice. Ah, Salvagnone. Lo diciamo così. La direttrice Salvagnone. Rimane B, Domitilla D'Amico, e D, Rossella Acerbo. Non lo so. Ne posso dire una a caso? Posso fare un coin flip? No. Che di cosa si faccio? Non puoi fare un coin flip? Dai, una risposta. Secondo la tua mentalità, non ce n'è un coin flip. Poi da un altro gioco USA. Beh, facciamo Rossella Brescia. Rossella Brescia è un'altra persona. Rossella Cerco. Sei sicuro? La no. Vuoi accendere? No. Quindi Domitilla o Rossella? Scusa, Rossella. La accendiamo, sei no, sicuro? No.
Domitilla c'è sicuro. Domitilla Danilo. Ma forse è questa. Hai detto. Forse perché forse Domitilla Danilo. Ma Domitilla cosa. Domitilla ha un grande passato nel doppiaggio, ha molti anime. Ma sono sempre personaggi di Dragon Ball, personaggi di altre serie e cose varie. Beh, te lo dice dopo che indovina. Non puoi dire quale voce di Dragon Ball. No, non te lo puoi dire. Di Dragon Ball. Non ti dico niente. Vabbè, dico Rossella Brescia. La vuoi accendere? Sì. Sei sicuro? No, se mi guardi così, secondo me tu mi vuoi aiutare. Mi stai aiutando? Sto soffrendo. Mi dai una risposta. O B o D. Basta. Io non penso che a chi può essere. O B o D, c***o. Così, ah? Io non ho più sta gente rotolare, sono nello studio di Gerisco. Guarda io. Dico D, D. O D. D come... Sei sicuro? D come Domitilla. Quindi D! No, dico D come Domitilla! D come Domitilla! Quindi Rossella, sei sicuro che sia Rossella? La vuoi accendere? Sì. Sicuro? Ma è giusto! Sì, ho capito! Cercavo di guardi con mia ritardo! Domitilla è nemico, è la doppiatrice forse più famosa in questo periodo per le voci di Black Widow e Harley Quinn. Harley Quinn, sì, di Margot Robbie. Mai vista in... Qua doppia! Nella prima parte dell'anime... Urumi, la ragazza quella con problemi lessicali, professore. Si chiama anche quella Urumi? E si chiama Urumi. Anche no, si chiama Urumi Kanzaki è quella volete. Ah no, scusami, lei. C'erano altre persone. Ma quella professore! Professore era Nanako. Ah, li ho messi invertiti io, li ho letti io. Ok, ora mi è più chiaro, ragazzi. Ora mi è più chiaro. Ok, con questo dovrebbe essere tutte quante. Do un attimo un'occhiata veloce, perché sono tutte. Cosa tutte? Abbiamo già finito. 5, 6. Ma ho fatto 0 punte. 9, 10, 11, 12, 13, no, le domande, 13, 14 e 15, perfetto. Passo al conteggio dei punti. Vabbè, dai, ragione, è andata benissimo. La situazione è drammatica. Però facciamo, visto che sono stati più complessi di quello che mi immaginassi molte, facciamo come facciamo con Dragon Ball. Cioè, mi state concedendo la grazia? Sì. La grazia, perché sono troppo schiavo. Solo i punti. Corretti. Delle risposte corrette. Anzi no, io manco le conteggerei. Ti darei 25. La sorpresa. No, conta, sono curioso. Conta, Un punto. Te lo provo, 25. No, sicuro che sicuramente GTO non ha questa conoscenza di Underhand. È come alcuni professori che lo vuoi il 18? Ti va bene il 18? 18! 22. Come gli anni di Onizuka! Ho vinto! Devi finire con il saluto e la presentazione di Vizio. Aspetta, anzi, fatemi ricordare per sicurezza, mi aveva sbagliato i punti. Rettifico, sono 23 punti. Molto bene, allora, noi ci aggiorniamo per il prossimo episodio, che decideremo di cosa discutere, ancora non abbiamo stabilito. E quindi state connessi, mettete like e iscrivetevi al canale. E la campanellina. E mi raccomando, se mettete la campanellina, controllate se non ve la tolgo, perché... c'è un complotto che toglie le campanelline. Tra l'altro poi faremo un video anche su questo. Faremo un video anche sul complotto di YouTube. Giusto. Ma ci sta. Il complotto. Ci sta. Ciao ragazzi. 残酷な天使のように少年よ